Dopo lo sblocco delle questioni burocratiche ed il via libera dalla Corte dei Conti al commissario per le Universiadi, entra nel vivo la fase di organizzazione della grande competizione sportiva che vedrà Napoli e la Campania protagoniste nel 2019. Questa mattina in Via Verdi la Commissione Consiliare per il monitoraggio delle attività sulle Universiadi, presieduta da Vincenzo Moretto, si è riunita per fare il punto sui procedimenti attuativi e sulla verifica dei tempi. Presenti tra gli altri il prefetto Luisa Latella, commissario governativo per le Universiadi, Gianluca Basile, direttore dell'Agenzia regionale ARU, l'assessore allo sport Ciro Borriello ed il capo di gabinetto Attilio Auricchio. Una volta avuto finalmente l'ok della Corte dei Conti, il prefetto entra nel pieno delle sue funzioni. Quindi iniziamo a capire quali saranno le prime mosse del prefetto a partire dalla realizzazione, dalla composizione della stazione appaltante, che è l'organismo che dovrà interessarsi delle gare di appalto e quindi delle assegnazioni di chi dovrà svolgere i lavori per la Universiadi. Nel ribadire la necessità di uno sforzo condiviso per realizzare una manifestazione che avrà ricadute notevoli in termini di infrastrutture, servizi e flussi turistici nell'intera regione, il commissario Luisa Latella ha invitato le istituzioni a collaborare senza polemiche. Ottimismo è stato espresso dal direttore dell'ARU sui progetti di riqualificazione degli impianti sportivi del comune, già validati col parere tecnico del CONI e in attesa che partano entro un mese le gare d'appalto per dare il via ai lavori. Abbiamo numeri importanti, siamo, come ribadivo, lo stesso ingegnere Basile è intervenuto, il primo comune che ha consegnato già tutti gli studi di fattibilità e siamo anche nella fase finale delle progettazioni definitive che sono al vaglio dell'approvazione CONI, quindi le nostre progettazioni sono pronte, è il CONI che dà la vidimazione finale alle opere, per cui il lavoro è stato fatto e questa è una cosa molto importante. Siamo riusciti una volta tanto a essere nei tempi, almeno come macchina amministrativa comunale. Siamo felici per questo, ora c'è la fase più delicata, quella delle gare, dove abbiamo istituito appunto con una task force una stazione appaltante del Comune di Napoli che per i 13 impianti che saranno oggetto dei lavori dell'Universiadi si faranno in house, insomma, queste gare. Questo è sempre in grande collaborazione, soprattutto con i poteri del prefetto. Tra le tematiche affrontate in commissione anche quella più spinosa della gestione dell'evento dal punto di vista dell'accoglienza, dei trasporti e della mobilità.